Abbiamo parlato di investitori che sono stati attratti dal mondo del diamante. Dobbiamo però chiarire subito una cosa fondamentale, e cioè che il diamante non è assolutamente un prodotto finanziario. Parliamo di investitori, ma nel semplice modo di persone che hanno la volontà e la voglia di diversificare una parte del proprio patrimonio per acquistare beni rifugio. Nel mio campo, nel nostro campo, si parla di diamanti, ma si può parlare anche di oro. In questo caso noi parliamo di diamanti e specifichiamo che i diamanti non sono assolutamente un prodotto finanziario. Perché? Mi chiederete. Perché non sono quotati in borsa, ma sono quotati in una borsa del diamante, che ha tutto un funzionamento diverso da la borsa valori che conosciamo per i titoli azionari, per le obbligazioni. Insomma, per le speculazioni. Non è un prodotto finanziario, quindi non è vittima della speculazione del mercato, quindi non è vittima delle speculazioni socio-economiche che invece sono parte integrante di tutto ciò che accade all'interno delle borse valori, quindi di prodotti finanziari, quindi di azioni, obbligazioni, e che in parte accade anche per le quotazioni in borsa dell'oro fino.